Buonasera a tutti, perdonate la voce, non è eccellente quest'oggi. Gli amici del libro e della biblioteca, sempre nell'ambito della manifestazione Il Maggio dei Libri, hanno il piacere di portare in mezzo al grande pubblico e a chi ci segue un autore eccezionale, io lo definisco eccezionale, ed è Mimmo Cangemi. Gli amici del libro e della biblioteca questa sera avranno il piacere di presentare a voi tutti questo testo magnifico e a guidarci lungo le righe di questo testo ci sarà il nostro caro giornalista Gianluca Albanese che dialogherà con l'autore e dopo che avranno iniziato un po' a raccontarci come vanno le cose e a metterci un po' di curiosità addosso, lasceremo un po' di spazio a chi da casa volesse fare qualche domanda o qualche intervento. Intanto ringrazio tutti coloro che ci seguono e passo la parola a Gianluca Albanese. Gianluca, a te la parola. Sì, grazie Cosimo, buon pomeriggio a te, agli amici del libro che hanno organizzato questa rassegna del Maggio dei Libri e un saluto a chi ci sta seguendo naturalmente sui social network, ma in particolare lasciatemi dare il benvenuto a Mimmo Cangemi, grande scrittore di fama nazionale e internazionale che ci onora della sua presenza seppur Grazie a voi. virtuale. Mi auguro che ci si possa rivedere presto di presenza fisica, perché sarà il sole, sarà l'incedere della bella stagione, sarà comunque i dati incoraggianti che arrivano, ma c'è tanta voglia di vedersi dal vivo e discutere appunto di persona. Mimmo, il tuo romanzo si chiama Il popolo di mezzo, e ora c'è questo sole che a quest'ora ci sta sicuramente rendendo difficili le inquadrature, edito da PM, romanzo che sta avendo la fortuna e il successo che merita, romanzo che è stato menzionato per il premio Strega. Non è la prima volta che un autore calabrese negli ultimissimi anni viene nominato per lo Strega, poi purtroppo non c'è stato l'accesso in finale né per te né per l'altro autore Giuseppe Aloi, così come l'anno scorso stessa sorte toccò al caro Olimpio Talarico, però è comunque un fatto positivo. Come hai vissuto questa nomina e queste settimane di speranza comunque, ecco, prima di entrare nel merito dei contenuti del libro? Non ce l'ho avuta la settimana di speranza, come l'ho vissuta. Io, con l'orgoglio iniziale del fatto che uno dei grandi della narrativa italiana degli ultimi 40 anni, Raffaele Nigro, abbia pensato di proporre il mio volume, la mia opera, con delle annotazioni molto lusinghiere. Questo mi ha inorgoglito particolarmente. E poi ho subito capito che i meccanismi sono particolari, che qua giù siamo molto più che il sud del sud, per cui io vivo, sono rimasto, non frequento i grandi incontri letterari, non vado a cena con gli editori, per cui siamo fuori dal mondo. Io sapevo già da subito che non avrei avuto speranze, a prescindere dal valore del libro. Perché funzionano così, alcuni premi funzionano così, ne prendiamo atto e lo assorbiamo. Però ho avuto subito l'impressione, la quasi certezza che non sarei andato da nessuna parte e non ho protestato, annoto solo un fatto, che la scadenza per la presentazione delle opere era il 5 marzo e che i 12 giurati avrebbero dovuto leggere teoricamente i 62 romanzi presentati entro il 22 marzo, la data nella quale avrebbero dovuto esprimere i 12 finalisti.
qualcuno, a me piacerebbe spiegarsi come fanno 12 giurati a leggere 62 libri in 17 giorni. Ma questo, voglio dire, ci starebbe, ma se fosse, ci starebbe se però fosse un premio per compari e amici, perché io organizzo un premio, ci metto i soldi, ci metto la faccia, ci metto il mio impegno, per cui io mi chiamo i miei 50 amici e gli dico partecipate, vado avanti, questo e quell'altro. Però quando in un premio importante ci sono anche i soldi pubblici, allora significa anche i soldi di tutti, tutti dovremmo pretendere trasparenza, perché, ripeto, è impossibile che 12 giurati possano aver letto 62 libri ciascuno nello spazio di 17 giorni. Ma se ci sono i soldi pubblici e nello strega ci sono, questo non va bene. Dovrebbero quantomeno correggerlo oppure declassarlo a premio per amici, allora diventa un'altra cosa. Capisco quello che dici. Vorrei, diciamo, stemperare un po' con una battuta, nel senso che, a mio modo di vedere, sarà possibile che un giurato del Premio Strega legga tutti quei libri nello spazio di pochi giorni, quando in giuria ci saranno, persone come la nostra Simona Masciaca, che è una divoratrice di libri. E Ma quindi. credo che sarebbe umanamente impossibile per lei, come fatto temporale, riuscire a leggere 62 Ovviamente. libri in 17 giorni. Guarda, il mio La signora di Ellis Island, che ora sono su Audible, quattro dei miei libri, Sì. su Audible viene interpretato da Gianni Gaudi e impiega 24 ore di lettura, ma è lo stesso tempo che impiego io, perché la media di pagine che riesce a leggere un lettore 30 all'ora, per cui fatti il conto, consideriamo il numero complessivo di pagine dei 62 volumi e poi dividiamo per 30 e vediamo quante ore servirebbero per leggere 62 libri. Io dico che servirebbero 2 mesi. Ovviamente è così. Resta comunque la consolazione che ci sono autori calabresi, ci piace sottolineare questo aspetto, no? L'appartenenza territoriale. Ci sono autori calabresi che non sono più ai margini, dopo la generazione degli Alvaro, degli Strati e così via, a testimonianza comunque di una vivacità, di una vitalità, culturale, letteraria, editoriale della nostra regione, che secondo me arriverà il giorno in cui sarà premiata. Hai citato giustamente La signora di Ellis Island, che è la tua, forse la tua opera, ancora la tua opera più conosciuta, più famosa. Inevitabili, e qua cominciamo a riportare alcune testimonianze di lettori che hanno acquistato il tuo libro nella mia libreria, è evidente, diciamo, la similitudine dell'argomento trattato. È una storia di emigrazione, questo è il popolo di mezzo. Altri lo hanno accostato a Willy Melodia. Ti è mai capitato questo genere di accostamenti? E se, No, diciamo, io mi scuso significa. per l'ignoranza, ma non so cosa sia Willy Melodia. Di Comunque, sempre una storia di emigrazione, emigrazione, no, vabbè, io conosco di una tantissime vita. storie di emigrazione, Vita della Mazzucco, ce ne sono tantissime. Beh, questo romanzo è il rovescio della Signora dell'Esame, nel senso che racconto le vicende di una famiglia che decide di partire al completo, padre, madre e 2 figli maschi ancora ragazzi. E chi partiva con la famiglia intera aveva la chiara volontà di rimanere in America, ed è questo il caso della famiglia Rubini che io descrivo. Nella Signora dell'Esame emigrava Giuseppe, che era un figlio di famiglia su cui la famiglia appunto aveva investito con l'idea di pagargli i soldi del biglietto, dargli i minimi finanziamenti per potersi mantenere i primi tempi e poi farlo rimanere là per lavorare qualche anno, con l'idea di tornare in patria a costruire un futuro migliore per quelli che erano rimasti e che avevano investito su di lui, ed è quello che Giuseppe effettivamente fa: rimane 5 anni in America, poi torna con quello che guadagna, riesce a deviare
una lotta di un destino che sembrava già tracciato e che dovesse ripetersi esattamente uguale al destino delle generazioni precedenti, sempre braccianti agricoli. Qua è diverso, qua emigra una famiglia siciliana per intero e emigra nel sud degli Stati Uniti, in Louisiana in particolare, nella capitale a New Orleans, perché c'era una grossissima immigrazione abbastanza sconosciuta tra l'Italia e gli Stati del Sud, tra Palermo e New Orleans, con un piroscafo che si chiamava Montebello, che faceva una spola regolare che in andata portava siciliani e agrumi, al ritorno portava qualche migrante di ritorno e balle di cotone. Questo è un fatto vero, tant'è che c'era una grande incidenza di siciliani nella popolazione di New Orleans, notabile nel 1910 intorno al 17-18%, perché su quasi 90.000 abitanti 12.000 erano siciliani e vivevano in un'area malfamata a cui diedero il nome di Little Palermo. Per cui racconto una famiglia siciliana certamente di fantasia, però che attraversa vicende americane realmente accadute, incontra nel corso delle vicende personaggi nel mondo del jazz, nel mondo dell'anarchia, nel mondo di Cosa Nostra, che è agli albori, personaggi realmente esistiti. Quindi questo mi consente di dire che si tratta in qualche misura di un romanzo storico, sia nella parte fantasiosa della famiglia, perché sono realistiche le vicende, il pregiudizio, il razzismo fino al linciaggio che la famiglia subisce, sia perché si attraversano parti importanti della storia vera americana. Ecco, ha introdotto, ambientando la storia, diciamo, a New Orleans, un elemento di novità, perché giustamente tu parli della musica. New Orleans evoca orchestrine jazz, un grande movimento musicale, e invece è stata anche meta di emigrazione dal sud Italia, in particolar modo dalla Sicilia. E c'è però questa costante che accomuna sia New Orleans che New York che le altre città meta di emigrazione, che è quello della presenza di una criminalità organizzata che non è forse ancora negli anni del romanzo quella dei gangster leggendari, tra virgolette. Comincia, ma comunque però. Comincia. È lì, ecco, l'inizio. Ecco. Ma questo è un fatto anche storico, perché in seguito ai fasci siciliani ci fu questa prima ondata massiccia di siciliani che andarono specialmente a New Orleans, e alcuni ci arrivarono malarrazza, come li chiamo io nel romanzo, nello stesso tempo malarrazza e anarchici. Cascioferro, che fu il primo mafioso degno di nota a Little Italy a Manhattan, a New York, veniva dalla Sicilia e giunse reduce dal fallimento, dalla repressione dei fasci siciliani, e nello stesso tempo con idea di mafiosità e di anarchia. Poi lascia l'anarchia e abbraccia la mafiosità e comanda l'embrione di una prima famiglia di mafia che poi si sviluppa con i fratellastri, che sono protagonisti del mio racconto, si sviluppa con i fratellastri Morello e Terranova, che sono i precursori della famiglia genovese, quella del padrino, e che sono anche i mandanti del famoso poliziotto italo-americano Joe Petrosino. Sono gli embrioni della nascita della mafia nei quartieri italiani, sia Little Palermo a New Orleans, ma specialmente Little Italy a Manhattan di New York, ma anche Brooklyn e altre zone di New York. E in un momento in cui, ancora più che chiamarsi Cosa Nostra, queste organizzazioni malavitose si chiamano Mano Nera, ma la Mano Nera sta combattendo una guerra con la Camorra e sta per sfociare in Cosa Nostra, e poi viene ufficializzata di fatto con i delitti e la presenza pervasiva dei fratellastri Morello Terranova. Quindi scene violente quelle che hai descritto, usando dei toni forti, toni che evidentemente stanno alla base di uno stile narrativo che non fa sconti rispetto alle
alle sensazioni e alle emozioni vissute da chi è stato protagonista o coprotagonista di quel periodo. Non si poteva fare altrimenti, penso. No, io credo di aver scritto un romanzo molto realistico, ma non solo perché ci imbattiamo in personaggi realmente esistiti, personaggi importanti, anche nel mondo del jazz, anche nel mondo dell'anarchia e nel mondo meno sviluppato di Cosa Nostra che sta per nascere, ma è un romanzo molto realistico perché in effetti l'emigrazione italiana della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento ebbe un impatto terribile. Perché gli italiani, in particolare i meridionali, fummo oggetto di pregiudizio e di discriminazione che spesso sfociò nei linciaggi, perché si contano, nonostante la storia li taccia, si contano a centinaia le persone italiane linciate il più delle volte innocenti. Perché eravamo anche nelle carte ufficiali americane definiti non visibilmente negri, e tant'è che Crispi, da capo del governo, alla fine dell'Ottocento dovette fare delle rimostranze ufficiali al governo americano perché questa dicitura fosse depennata dall'ufficialità dei documenti, ma ugualmente continuammo ad essere chiamati in questo modo. Quindi avevamo anche le nostre colpe, devo dire, perché eravamo rissosi, violenti. Del resto, l'altro soprannome che ci appiopparono, Dagger, Dagos, si credeva all'inizio che fosse una storpiatura di Dago, abbiate pazienza, tanto se ne vanno, loro se ne vanno. In realtà pare, da studi di Francesco Durante, che è mancato da poco tempo, pare che provenga da Dagger, che significava stiletto, perché eravamo evidentemente facili a estrarre il coltello, più spesso ancora il rasoio, per cui, ma la colpa maggiore che ci veniva addossata era quello di, che per me è comunque un merito, era quello di fraternizzare troppo con i neri, perché per noi, evidentemente per gli italiani di allora, per i meridionali di allora, entrava nella assoluta normalità. Ha pesato molto nel pregiudizio, nella discriminazione pesante che subimmo come meridionali, le teorie folli, che la scienza poi bollò folle, di Cesare Lombroso, che coniò quella grande scemenza, assodata scemenza dalla scienza vera dell'inquinamento atavico, quella teoria secondo cui noi tenderemmo ad essere delinquenti per nascita perché abbiamo una malformazione cranica che lui chiamò la fossetto occipitale mediano che ci induce a delinquere. Ora, la teoria era molto folle. Da uomo fuori di testa, e tale fu bollato poi dalla scienza vera. E tuttavia Cesare Lombroso aveva una autorevolezza tale nel mondo che questo incise negativamente nel pregiudizio che subimmo i meridionali, in particolare calabresi e siciliani. A proposito di epiteti offensivi nei confronti degli italiani, ti risulta che all'epoca, negli anni 10 del secolo del Novecento, fossimo già bollati come WOPS, without Ma papers? WAPS sì, ma non era riferito WAPS, sì, vabbè, se lo diceva il plurale, WAPS, Sì. ma non era riferito agli italiani, era riferito a tutti i nuovi arrivati. E siccome quando fu coniato gli ultimi arrivati eravamo noi italiani che giungevamo nel numero massiccio, consistente, allora veniva applicato a noi, ma è una cosa che vale abbastanza anche adesso, anche se la nostra comunità è integrata benissimo. Perché l'idea è, specialmente nel tutto, WAP, White Anglo-Saxon Protestant, noi Sì. a noi non veniva riconosciuta nessuna di queste caratteristiche, né white, bianco, né anglosassone, perché tutto siamo tranne che anglosassoni, né protestanti perché siamo cattolici, e questo era un elemento all'interno della discriminazione. Lì a dire i veri americani, quelli che hanno titolo di stare in America, siamo noi, gli anglosassoni, di pelle bianca e di religione protestante, gli altri sono degli abusivi, e anche da qui, certo, nasce, ma è più una definizione, di chi deve essere
pregiudicato, discriminato, che una ingiuria a noi, è un orgoglio di chi, credendo di essere bianco, anglosassone, protestante, si sente migliore degli altri. Non è un disprezzo su di noi, è un elogio a loro stessi. Ok. Naturalmente le vicende che vai a narrare nel libro vanno un po' a offuscare, per usare un eufemismo, quella che è l'immagine quasi salvifica dell'America, che magari si ha prima di partire per emigrare, no? Si dice, vado in America, cambio il mio destino economico, cambio la mia vita. Le vicende invece che narri sono un po' un secchio d'acqua gelata in faccia a chi era partito per gli Stati Uniti o comunque era emigrato oltreoceano. E secondo te, chi rimaneva in Italia, stante diciamo la difficoltà di comunicare, si comunicava solo per lettera, la lettera aveva i loro tempi, non c'erano le tecnologie attuali, c'era la percezione nell'Italia meridionale che comunque in America non fosse tutto rose e fiori, o chi era partito aveva delle remore a trasmettere la realtà totale a chi era rimasto in Italia? Per orgoglio, io credo che essersi trovato nella testa l'idea di poter deviare la rotta del destino sia stata un'idea rivoluzionaria. Se noi ragioniamo sui nostri nonni, sui nostri bisnonni, che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, dopo essere stati irrimediabilmente braccianti agricoli o roba similare per secoli e secoli, ritrovarsi nella mente l'idea di poter cambiare questa sorte è già un'idea rivoluzionaria ed è eccezionale. I nostri partivano da una situazione di forte disagio, qui tentavano di abbracciare il sogno che per certuni ci sta, per le generazioni successive si è certamente realizzato. Questo succede anche nella famiglia che racconto io, ma che hanno all'inizio un impatto terribile di razzismo, anche feroce e anche violento. Ma credo che non ci sia stato un impatto particolarmente negativo, perché si arrivava da una situazione di disagio terribile, per cui anche l'America, con i suoi grossi difetti, era in fondo una continuazione di quel disagio che però ti consentiva di provare a migliorarti. Certo, poi l'orgoglio, la vanità al ritorno facevano sì che certuni che avevano subito di tutto e di più decantassero l'America come un paradiso che li aveva accolti a braccia aperte, ma questo magari lo dicevano per dissimulare la sconfitta. Certo è che quella grossa emigrazione in America di quei decenni ci ha aiutato molto. Non abbiamo fatto i lavori più umili, siamo stati maltrattati, però devo dire che ha aiutato sia per i rientri e per la rimessa di dollari, che hanno anche consentito all'Italia di pareggiare il debito di moneta estera che aveva, ma ha fatto sì che noi, le nostre generazioni, quelle venute dopo, arrivassero prima in una situazione migliore. Oggi noi, se siamo oggi così, lo dobbiamo anche a quei sacrifici lontani. Certamente il sogno dell'America è in parte una leggenda, per molti c'è stata, per molti altri non è esistito. Né io credo che ci sia mai stata una vera grande, che l'America sia davvero la grande democrazia di cui ci si riempie la bocca, perché democrazia è democrazia se lo è per tutti, se lo è solo per una parte della popolazione cessa di essere una vera democrazia, ma è tutt'altra cosa. Noi lo constatiamo anche ai giorni nostri che questo non sta succedendo. Certo, la comunità italiana si è integrata in un modo eccezionale. Io, prima di consegnare a Einaudi la signora dell'East Island, ho voluto visitare i luoghi dell'East Island, ma poi sono rimasto una decina di giorni a Manhattan, e lì ho visto che il sogno americano per le generazioni successive italiane si è verificato. Vedevo anche l'orgoglio italiano, perché i più prestigiosi
i negozi della Fifth Avenue, che è la via più importante, quella che taglia in due Manhattan, esponevano sulla facciata la bandiera americana, perché gli americani, evidentemente, dopo tante generazioni nate lì, americani si sentivano, ma nello stesso tempo la bandiera italiana, l'orgoglio italiano dell'origine. Qui, in fondo, alla fine, il sogno americano si è realizzato. Però questa grande democrazia che ancora tratta i neri in un certo modo, che ancora diffida, che ancora erige i muri per non consentire ai messicani, ai latinoamericani di arrivare in America, questa America ancora impregnata di razzismo, non mi appare come una grande democrazia. Credo piuttosto che sia ancora lontano dall'esserlo. A proposito di questo, l'assetto istituzionale degli Stati Uniti è fondamentalmente lo stesso dalla fine del Settecento. 4 luglio 1776 la dichiarazione di indipendenza, poi la costruzione di un sistema ontologicamente bipolare. Prima c'era il Partito Repubblicano, che una volta era il partito cosiddetto di sinistra, cioè il Partito Repubblicano e Federalista. Poi nacque il Partito Democratico, che spostò, diciamo, a destra il Partito Repubblicano, ma diciamo che il sistema elettorale, il bipolarismo, il bipartitismo e il fatto che i partiti fossero, per usare un'espressione attuale, partiti liquidi, cioè non c'era il concetto di militanza come è assimilabile a quello nell'Europa occidentale o comunque in Europa in genere. Determinava una partecipazione alla determinava e determina una partecipazione alla vita politica, non dico occasionale, ma comunque non con un legame costante e fisso con un partito. Lo scenario che descrivi tu nei primi 20 anni del Novecento di tendenziale razzismo nei confronti degli immigrati, di selezione durissima in entrata negli Stati Uniti. Secondo te era frutto dell'assetto politico dell'epoca, della maggioranza del Congresso, del presidente in carica, o era comunque insito nell'atteggiamento dell'americano indipendentemente da chi fosse al governo all'epoca? No, guarda, su questo credo che non ci si debba ingannare da noi stessi, perché in realtà quella permissività di accesso negli Stati Uniti non era particolare predisposizione dell'animo, bontà di cuore, era necessità americana di avere manovalanza a cui affidare i lavori che gli americani, i WAP, rifiutavano da tempo e che già cominciavano a rifiutare gli stessi neri. Non è un caso che gli italiani furono massacrati di lavoro nei campi di cotone che già i neri rifiutavano, nel taglio della barbabietola da zucchero effettuato in agosto, che era il lavoro più terribile che esistesse, nei cantieri ferroviari dove si subivano violenze indicibili. Ci sono testimonianze sul trattamento da schiavi degli operai nei cantieri ferroviari che a tutto fanno pensare, meno che a democrazia, per cui in realtà c'era un grosso bisogno di bassa manovalanza e non fu un'accoglienza per particolare predisposizione dell'animo, fu un'accoglienza per necessità lavorative concrete e reali, a fronte di una mancanza di manodopera che rifiutava i lavori più pericolosi e più di maggiore sacrificio. Quindi possiamo parlare di un sostanziale opportunismo da parte della No, classe dirigente americana. di una politica che accoglieva in mancanza di manodopera per certi tipi di lavoro particolarmente usuranti o particolarmente pericolosi. Io non condanno l'apertura americana, ma neanche l'apertura americana che accolse milioni e milioni di immigrati da tutto il mondo. Questo non condanno, ma certamente non fu una necessità politica e del mondo del lavoro di acquisire manodopera che gli Stati Uniti in quel momento non avevano. Non è né un merito particolare,
ma certamente neanche un demerito. Avevano bisogno di manodopera perché certi lavori venivano rifiutati e fecero arrivare prima gli irlandesi e poi a ruota arrivammo noi e dagli altri paesi europei. È stata la politica di quegli anni a cui occorreva certa manovalanza per i lavori più meno richiesti, meno voluti dai residenti. Quindi, se tanto mi dà tanto, quello che accadde 25 anni dopo rispetto alle vicende narrate è stato un grande investimento. Mi riferisco al piano Marshall. Beh, quella è un'altra cosa, quello è un fatto politico su cui è emersa la convenienza nel legare a sé una parte dell'Europa, non sono esperto di questi argomenti, per evitare che finisse nello schieramento opposto. Anche quella credo che fu politica, di cui certamente dobbiamo essere grati perché ci ha tirato fuori da un pantano particolarmente terribile. Allora, torniamo ai legami di una parte dei nostri connazionali emigrati negli Stati Uniti. Tu hai accennato poco fa ai legami con l'anarchia. Mi piace leggere un breve passaggio del tuo libro. Lo stesso Tony, dopo la terribile bomba anarchica da lui fatta esplodere davanti a Wall Street, vedendo saltare in aria una bambina che avrebbe potuto avere la stessa età della sorellina scomparsa dopo il linciaggio dei genitori, si sente finalmente aprire nella mente uno squarcio che gli insinuò che le colpe dell'America non compattavano che tutto fosse lecito contro gli americani. I torti subiti non valevano tanta rovina. E qua abbiamo, il tormento interiore del protagonista Tony, che di fronte a una scena così brutta, così atroce, così diretta, ha la percezione di quello che significa la violenza da una parte, dall'altra l'America che condanna a morte due anarchici più famosi, Sacco e Vanzetti. Non dico la verità, ma l'equilibrio tra queste due posizioni. Certamente, noi sul punto mafia, lo abbiamo già detto, abbiamo delle grosse colpe perché abbiamo importato questo bubone terribile che si ritrovano loro e ci ritroviamo anche noi. Ma abbiamo torto, credo, anche sul fronte anarchia, perché in seguito ai fasci siciliani emigrarono molti, nello stesso tempo malandrini e anarchici, salvo poi scegliere l'una o l'altra strada. Già detto di Cascioferro, già detto di Morello Terranova, che abbracciarono, inventarono Cosa Nostra, ma dall'altra parte ci fu un numero forte di italiani che si coinvolsero nell'anarchia. I miei due protagonisti, i due figli che assistono al linciaggio dei genitori, uno dei due hanno coltivato odio e rabbia e hanno necessità di sfogare quest'odio e questa rabbia contro l'America che ha linciato i due genitori innocenti e adottano due forme di ribellione. E Tony, il figlio maggiore, abbraccia l'anarchia perché vuole fare male all'America. Io scrivo da qualche parte: picchia. Quando cammina picchia i passi sulla terra per fare male all'America. Lui abbraccia l'anarchia che da lotta politica si trasforma in violenza bombarola che poi sfocia nella strage di Wall Street a Manhattan nel 1920. Ma anche il secondo figlio, il minore, che è Luigi, coltiva odio e rabbia e lui riesce a frantumarlo attraverso il jazz, che è una musica di ribellione. Nasce come ribellione. E non è un caso che nel proibizionismo della fine degli anni 20, oltre all'alcol, fosse vietato anche l'esibizione nei locali pubblici delle bande che suonavano jazz, ecco, come per dirla. Però lui diventa un valente musicista e lui abbraccia questa forma di ribellione molto più pacifica. Ma certamente l'anarchia bisogna riconoscerlo. Noi abbiamo subito tanti torti dall'America, ma abbiamo fatto anche torti all'America, perché il gruppo più massiccio di anarchici provenne dall'Italia.
faceva capo a Galleani, che era il redattore, il direttore di Cronaca Eversiva, che era il punto di riferimento degli anarchici italiani in America. Di questo gruppo vogliono parte anche Sacco e Vanzetti, che furono, fecero la fine, che fecero da innocenti. Di questo stesso gruppo anarchico facevano parte anche due personaggi del mio romanzo Reali, che sono Mario Buda, che viene indicato, seppure non abbia scontato carcere, come l'esecutore della strage di Wall Street con 31 morti e più di 300 feriti, il massimo attentato politico prima delle Torri Gemelle che subì l'America. E anche Andrea Salcedo, altro protagonista, altro comparsa, diciamo, del romanzo, è un personaggio realmente esistito. E su questo vi racconto un aneddoto. Quando Dario Fo decise di mandare sulle scene teatrali la storia di Pinelli, caduto, tra virgolette, dal commissariato di polizia. Lui, siccome ci andava giù pesante, Remore ebbe paura, timore a chiamarlo Pinelli, perché evidentemente rischiava di essere denunziato Etichettato. per diffamazione. E allora lo chiamò Andrea Salcedo, perché le storie di Pinelli e di Andrea Salcedo, anarchico a New York, si assomigliano moltissimo. Pochi mesi prima della strage di Wall Street, quando erano appena stati arrestati Sacco e Vanzetti, appartenevano allo stesso gruppo Galleani, Andrea Salcedo, dicevo, cadde anche lui, tra virgolette, dall'ottavo piano di un grattacielo di New York, dall'ottavo piano che era la sede dell'FBI. Ecco, qui un po' di danno l'abbiamo fatto anche noi all'America. Poi giustificazione, l'essere stati l'aver subito razzismo, l'aver subito di giudici, beh, lasciano il tempo che trovano. Cosa negativa è l'una, cosa molto negativa è l'altra. Fatto è che in seguito alla bomba di Wall Street, 5.000 presunti anarchici italiani furono rispediti in Italia. 5.000 è un numero grosso. Io tendo a pensare che non tutti fossero anarchici, che vennero rispediti in Italia, quelli su cui c'era anche un vago sospetto che potessero essere anarchici, però è un fatto che avvenne realmente. E 5.000 è un numero importante. Sto prendendo appunti per le prossime tre domande perché mi piace, diciamo, interagire non dietro una scaletta premeditata, ma seguire proprio il filo della discussione. Prima di diciamo, aprire a quelli che sono gli interventi del pubblico con Facebook, io ho un'altra curiosità. La crisi economica che seguì al crollo di Wall Street. Come venne percepita dagli italiani d'America? Ne risentirono direttamente o erano talmente, o la loro condizione socio-economica era talmente Ma infima, non lo era talmente. più. Sul finire degli anni venti gli italiani non erano più i nuovi arrivati. Già Ok. anche nella stessa New Orleans, già gli italiani sul finire degli anni venti vivevano non più nella Little Palermo, che era un baraccamento senza comodità, senza fogna, senza acqua, accanto al baraccamento dei neri, che era molto più ordinato, tra l'altro. Vivevano nelle case del centro. Già l'Italia, l'italiano si era scrollato di dosso la fame e la miseria, e quindi anche buona parte del pregiudizio che gli gravava addosso, e si era fatta anche valere in un altro modo disastroso, che era la mafia nelle comunità italiane, che imperversava e che approfittò proprio di quel periodo di ristrettezza e di proibizionismo per arricchirsi e per alimentarsi. Ecco, giusta puntualizzazione, quindi sul decennio fu relativamente rapida, quindi l'integrazione e la crescita socio-economica degli italiani Sì, d'America. ma pensa che noi cominciamo ad arrivare in America nel penultimo decennio dell'Ottocento, per cui abbiamo avuto lunghi anni a disposizione per migliorarci. Poi l'italiano ha rivelato capacità di riuscire a tirarsi fuori e a emergere, che altri popoli hanno meno. Già negli anni 30
era una comunità rispettabile. Oggi credo che sia la comunità, una delle comunità più apprezzate e più apprezzabili in America, se anche nel mondo del cinema, per esempio, ma nel mondo della politica, nei luoghi a maggiore incidenza italiana, siamo New York, che abbiamo l'aeroporto La Guardia, che era La Guardia, era un italiano. Abbiamo avuto il governatore Cuomo, il figlio Cuomo, Giuliani. Abbiamo avuto anche i politici più importanti. E questo è il segno di una comunità che è diventata altro, oltre a dei rimasugli che non ci fanno onore, ma che mediamente è cresciuta moltissimo, e oggi è all'avanguardia, ai primi posti come esempio di civiltà e di popolo che si è saputo tirare fuori dalla palude e ha saputo emergere. Ecco, se il progresso economico c'è stato grazie al duro lavoro, rimboccandosi le maniche, facendo enormi sacrifici, diciamo, è arrivato in tempi brevi. C'è un momento in cui gli italiani entrano nelle istituzioni che contano. Per istituzioni non intendo solo politica, anche militari. Per esempio, nella Seconda Guerra Mondiale sono molti gli ufficiali di origine italiana che arrivano a liberare la terra d'origine dall'invasione nazista. C'è un momento particolare o anche lì Ma furono. io non vedo mai uno stacco netto fra l'essere discriminati e l'essere comunità apprezzata. È il lento scorrere del tempo che porta in decenni a delle metamorfosi drastiche di questo genere. Se noi sezioniamo due periodi temporali, inizio del Novecento, con i giorni nostri c'è un distacco abissale fra quello che capitava a quelle generazioni italiane e quello che oggi rappresentano i nuovi italiani, i figli di quegli italiani, i nipoti e i pronipoti di quegli italiani. Sembra quasi impossibile che nel volgere di un secolo ci sia stata questa drastica inversione di tendenza, ma ci siamo arrivati lentamente, non c'è stato un momento preciso nel quale l'America ha deciso che gli italiani erano un popolo accettabile. Siamo stati noi che lentamente, in varie forme, con la nostra intraprendenza, ci siamo fatti valere e quindi di pari passo con la nostra crescita economica, crescita intellettuale, anche migliorata l'idea complessiva che sia di un popolo. Certo. Il nostro negativo è stato importante forse nella storia americana, perché gli americani sbarcano in Sicilia perché Cosa Nostra crea il collegamento tra la mafia americana, che è pesante e incidente in quel periodo, attraverso l'Lucchi Luciano, e la mafia rimasta in Sicilia. Per cui se devo scegliere un momento particolare, di particolare impatto, un momento più importante di altri, scelgo un momento negativo, che è quello dell'accordo con la mafia per fini militari. Ecco. L'ultima domanda per quanto mi riguarda su un tema a te molto caro, ovvero la giustizia. Hai usato un'espressione forte prima, quando hai detto che non credo che l'America sia tutta questa democrazia compiuta o comunque non sia tutto questo modello di democrazia. E la giustizia, l'uso della giustizia, l'amministrazione della giustizia e soprattutto la gestione dell'ordine pubblico anche ai giorni nostri, vedi il caso delle persone che vengono uccise per i metodi poco ortodossi della polizia, probabilmente rappresenta il volto peggiore di questa il volto peggiore dell'America. Possiamo dire che almeno in questo, nel modo di gestire di amministrare la giustizia, l'Europa e anche l'Italia ha ancora parecchio da insegnare all'America. Ma sì, io sono molto scettico sulla democrazia americana, perché ripeto, democrazia è il governo del popolo. La democrazia è tale quando tutti hanno pari diritti, ma mi pare che gli esempi recenti di cronaca sui neri, sui latinoamericani, ma anche l'esempio di un presidente quale Trump,
siano indicativi di una America che si riempie la bocca di grandezza e di democrazia, ma che nei fatti realmente questo non avviene. Ma io ti aggiungo anche il problema sanità in America, te lo ovviamente giuro, perché per caso l'altra sera ho visto il film bellissimo, non mi ricordo il titolo, con Denzel Washington, che non aveva i soldi, nonostante fosse assicurato, un lavoratore dipendente assicurato, che non aveva soldi per fare il trapianto del cuore al figlio. Beh, su questo forse dovremmo riflettere. Una nazione che descrive in questo modo, in cui si muore perché non si hanno i soldi per un intervento chirurgico, io non credo che rappresenti un modello di democrazia. Assolutamente no, se ci aggiungiamo anche che c'è la pena di morte in molti stati, sì, e il quadro si, il cerchio si chiude in maniera poco lusinghiera. Franco, abbiamo dei messaggi? Ho intravisto qualcosa nel che commenti non ne vedo. C'è un complimento a Mimmo da parte di Pierluigi, scusa, la Nata, che dice chiaramente che ormai i premi strega o quelli di, diciamo, ma io non ne ho fatto un dramma sullo strega, no, me l'ha uscito il discorso, l'ho detto per un principio mio, mi piacerebbe trasparenza in queste cose, io non vorrei essere apparso rosicone, perché assolutamente no, lo sapevo fin dall'inizio, mi è capitata questa esperienza e l'ho fatta, però voglio dire, quando ci sono soldi pubblici in mezzo è giusto che ci sia la massima trasparenza. Questa potrebbe essere interessante. Poi, perché probabilmente i libri che sono passati erano migliori del mio. E poi questa, diciamo, questa è importante perché, vabbè, continua. Voglio darci questo premio strega, no? Grazie. Vabbè, te lo diamo noi stasera. No, volevo fare una domanda io. No, ho visto questa signora Pamela Lizio. Vabbè. Albe, stasera ti dà un virtuale premio strega, almeno, va bene, diciamo. Cosimo sei d'accordo, no, presidente? Va bene. No, volevo dirti una riflessione che mi veniva da fare, ogni tanto, anche se faccio qui il tecnico, cerco di seguire la discussione. No? Due questioni, che poi alla fine tu hai fatto all'inizio un aspetto. Che quando servono gli immigrati per lavorare, possiamo raccontare anche, io ho avuto, tutti noi abbiamo avuto persone che sono andati in tutto il mondo per lavorare negli anni in cui si faticava, che quando servono gli immigrati le porte si aprono, no? Quando sì, poi arrivano le braccia e non le menti, quando poi arrivano le menti, quando c'è l'esigenza che questi popoli, queste etnie, come chiamarle, arrivano in gran massa, perché questo è il mondo che finalmente si aspettava, a quel punto le porte si chiudono. Ed è l'esperienza. Perché questo tu togli, quando arrivano le menti, tu togli ai locali, mentre quando arriva la manovalanza di lavori umili, tu aiuti la tua economia perché affidi a chi arriva i lavori che i cittadini del posto non farebbero, si rifiutano di fare, come succede anche in Italia. Vallo a trovare uno italiano che ti faccia oggi lo spazzino, l'uomo che mette il lavoro duro, pesante, l'uomo che sotterra i morti. Non ne abbiamo. O i lavori più massacranti, più usuranti. È sempre più difficile trovare manodopera di questo tipo. E certamente se esportiamo cervelli togliamo qualche cosa a chi a quei posti ambisce, e questo disturba, e questo disturba. Cosimo, io capisco anche che noi, visto che grosso modo il discorso è planato sulla immigrazione verso di noi, ora voglio dire, io ho detto prima che era più un fatto egoistico e comunque un merito quello americano di aver accolto milioni di emigranti, no? E oggi questo succede al contrario verso noi, dall'altra sponda del Mediterraneo. Noi non abbiamo le potenzialità lavorative occupazionali che aveva l'America
degli anni che io racconto, non ce l'abbiamo. Ce l'aveva forse la Germania, da te che ha assorbito una fetta importante di questi emigranti verso l'Europa. Noi non l'abbiamo, però credo che sia importante da un lato capire che non possiamo accogliere tutti, ma dall'altro non perdere di vista il fatto che siamo tutti umani, che noi ci siamo già passati dalle stesse strade, che questi percorrono gli stessi sentieri che hanno percorso i nostri nonni un secolo fa, e quantomeno non possiamo occuparli, non possiamo ospitarli tutti, solo alcuni. Bisogna trovare una forma che mantenga però l'umanità, la solidarietà e l'accoglienza, perché se no ricadiamo nell'errore e nel pregiudizio e nella discriminazione, come stiamo ricadendo, che subirono i nostri antenati, quel razzismo che non ci è piaciuto affatto. E comportarci come altri popoli si comportarono in modo razzista con noi, credo che sia anche mortificare e disprezzare il sacrificio lontano dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, che ci ha permesso di arrivare quantomeno con un certo anticipo alla vita migliore di oggi. Bene, così, Cosimo, affidiamo a Simone le conclusioni, o hai qualcosa da aggiungere, come suppongo? Non ti sentiamo. Ecco, vabbè, mi avvio da solo. Franco, grazie. Stavo dicendo, qualcosa da dire ce l'avrei. Una cosa da dire è che questo testo che noi abbiamo presentato qua questa sera, a mio avviso, dovrebbe essere letto dagli studenti. Perché? Perché va a tracciare la storia che ci riguarda e ci fa aprire gli occhi su come sono andate le cose. E questa non è un'operazione da poco. Quindi la prima osservazione è questa. La seconda osservazione che faccio è la seguente. Fin tanto che, diciamo, chi detiene il potere desidera mantenerlo, e lo manterrà sicuramente a tutti i costi, quindi passando sulla testa di ciascuno senza guardare nulla, e del clima di neoliberismo che si sta respirando da un po' di tempo, rischia di farci rivivere situazioni ancora peggiori di quelle che sono state vissute all'inizio del secolo breve che è appena trascorso. E rendersi conto di questo non è facile se qualcuno non ti indica esattamente quali sono gli schemi che portano a questo. Quindi io penso che veramente l'opera di Mimmo Cangemi è lodevole, e non soltanto è lodevole, ma bisogna farla conoscere innanzitutto a noi, perché noi siamo i primi interessati. Poi passiamo la parola sicuramente a Simona. Posso dire, Cosimo, riflettevo, perché anche tu l'hai vissuto. Vabbè, io ho vissuto 45 anni a Torino. Però negli anni 90-2000 noi abbiamo avuto un razzismo interno, dopo gli anni 80. Ce l'abbiamo ancora. E ce l'abbiamo ancora, questo credo, ma che volevo dirlo prima. Adesso la cosa peggiore è che è un razzismo alimentato ad arte. Cioè, fosse per esempio giustificabile, ammesso che il razzismo possa essere giustificato, che non lo è mai, ma portare esempi della serie i meridionali non vogliono lavorare. Ma come non vogliono lavorare? Sono tutti emigrati per lavorare, e tu mi dici che non... posso aggiungere una cosa? Aggiungi. Voglio dire, quando dalla Calabria, anzi, dico l'antefatto, pochissime sono le voci autorevoli che sorgono dalla Calabria e riescono a permeare tutta l'Italia. Sono pochissime. Ma quando tra le pochissime voci che riescono a superare la barriera del Pollino ed essere ascoltate dalla nazione,
ci sono tanti, parecchi microfonati che massacrano questa terra, definendola solo come terra di 'Ndrangheta, che ingigantiscono il mostro 'Ndrangheta, perché mostro è, certamente, e tuttavia lo fanno molto più grande di quanto in realtà sia questo mostro, perché ingigantendo il mostro ingigantiscono i loro meriti, le medaglie, le decorazioni, gli avanzamenti in carriera e via discorrendo. Allora questo è fatto a ragion veduta tante volte. Quando queste voci autorevoli disprezzano in questo modo questa terra, fanno un'operazione di razzismo e producono il risultato che calabrese uguale a 'ndranghetista, e quindi tarano questa terra in tutte le sue vocazioni, perché danno l'impressione di una terra invivibile e irredimibile, e quindi il turismo, che pur ci meritiamo per questo connubio eccezionale e irripetibile tra mare e montagna, il turismo che ben ci meritiamo non verrà mai, perché viene creata nella gente un'immagine distorta della Calabria, descritta molto peggiore di come realmente sta. Ma nessuno... un esempio soltanto. Noi meridionali sappiamo bene che nel settentrione d'Italia si è radicata da parecchio tempo la mala pianta, ma soltanto di tanto in tanto e qualche volta se ne sente parlare come attributo che sta sopra il 42esimo parallelo. Come mai? Comunque, io penso che questo modo di fare e di vedere abbia, diciamo, un mandante. Prima o poi scopriremo anche chi è questo mandante, perché non sta in piedi, non stanno in piedi queste accuse. Lasciamo, come si dice, per il momento... Aspettiamo di scoprirlo. Aspettiamo di scoprirlo. I giardinieri sono già noti. Ecco, quindi... Massimo, prima che chiudi, volevo dire solo una riflessione veloce, veramente, legata al discorso di prima. I sacrifici che non solo i calabresi, ma tutti i meridionali hanno fatto dagli anni 60 fino al 1980-2000, sono quelli che hanno creato la ricchezza in Italia. Senza le braccia e anche qualche mente di tutti i meridionali o anche del nord, alcune zone del nord, senza il contributo di quei poveri lavoratori braccianti che sono andati nelle grosse fabbriche italiane, l'Italia forse non era quella di adesso. Ma io riconosco questo merito anche agli emigranti in America dei primi del Novecento, perché fecero una cosa eccezionale, quella di con le rimesse, con i soldi che mandavano attraverso il Banco di Napoli in Italia, hanno permesso sì che la nazione pareggiasse il debito di moneta estera che aveva contratto, per cui non solo ricchezza dentro le famiglie che avevano investito su loro, ma anche ricchezza per la nazione che usciva da una situazione economicamente molto, molto... Voglio ricordare... Poi, certamente, come dicevamo prima, alla fine degli anni 20 già l'italiano tendeva a tirarsi fuori dal razzismo americano, perché già cominciava a eccellere in più campi. Però la storia si è ripetuta a partire dagli anni 60 nella immigrazione interna verso il nord Italia, ma specialmente nella migrazione in Belgio, in Germania, dove tutto si è ripetuto, perché noi eravamo necessari all'economia del Belgio, della Germania, perché provenendo dalla fame e dalla miseria accettavamo i lavori che i tedeschi, i belgi, gli olandesi non accettavano. Abbiamo fatto la grande diga sul mare in Olanda, lavoravamo in miniera ovunque, questi erano i lavori che gli schizzinosi, ma come succede sempre ai popoli che raggiungono una certa agiatezza, che gli schizzinosi rifiutavano, e che noi invece, ristretti tra fame e miseria e con le famiglie
lasciate in patria che aspettavano le nostre rimesse, eravamo costretti ad obbligare. E abbiamo subito, credo, un razzismo sotto certi aspetti peggiore di quello subito in America. Non abbiamo subito magari linciaggi, però io, che qualche anno fa sono andato a Wolfsburg, che è la capitale della macchina in Germania, c'è la Volkswagen, c'è l'Audi, c'è le macchine della corsa, non mi ricordo come si chiama, la Porsche. La Porsche, la Allora, io ho visto, mi hanno mostrato il ghetto degli italiani, recintato, c'erano delle guardie che regolavano l'entrata e l'uscita e chiedevano dove si andasse, c'erano i bagni pubblici per tutti, perché non c'erano all'interno delle baracche che c'erano insegnato nel ghetto, per cui è una storia che si è ripetuta 50 anni dopo, anche nella civile Europa, della Ricordo civile e democratica Europa. È successo, quando avevamo nelle stazioni ferroviarie, avevamo l'area di sosta, di attesa, sala d'attesa terribile, che era poco più di una latrina a parte, solo per italiani, anche Svizzera. voglio ricordare il patto che lo Stato italiano strinse con lo Stato belga, contratto che si chiamava Uomo Carbone. Ed E era ne un fece contratto. uno simile con i tedeschi. Come? Ne fece uno simile con i tedeschi, a cui Benissimo. mancava quella generazione morta in guerra e aveva bisogno di manodopera più giovane. Allora, questi italiani che erano costretti a lavorare in miniera non avevano diritti assolutamente, cioè soltanto lavorare. Quando uscivano dai ghetti, venivano ricacciati nel ghetto. E se qualcuno ci provava ad uscire, erano guai. O ritornava in Italia, oppure lo mandavano in prigione. Ricordi Quindi, la Svizzera che non faceva entrare i figli dei... ora, quando Salvini dice nelle occasioni pubbliche riguardo agli emigranti, fuori dalle balle, scusate l'espressione, ma l'ha detto in televisione, è terribile questo. Sapete perché? È particolarmente terribile che venga da uno del nord-est, perché la maggiore causa di respingimento all'Islam era la pellacca. La maggiore migrazione in America negli anni che io descrivo era veneta e friulana più che meridionale, e la maggiore causa di respingimento all'Islam, quel 3% che veniva rispedito indietro con la stessa nave con cui era arrivato, apparteneva al Friuli e al Veneto, perché arrivavano con la pellacca, siccome la cosa che più temevano gli americani erano le malattie infettive, specialmente quelle visibili negli occhi e sul corpo, i maggiori respingimenti furono di Veneti e di Friulani, per una malattia che poi non era neanche infettiva, perché erano venuti a mangiare solo e sempre polenta. Però loro hanno dimenticato, nel dire questo, quei sacrifici lontani che gli hanno permesso di essere una delle aree più ricche, di accelerare il divenire una delle aree più ricche d'Europa. Allora, quando si usa un'espressione di questo genere, vuol dire che non si ha considerazione dei nostri antenati che hanno percorso questi sacrifici lontani e che già hanno subito gli stessi disprezzi e altro peggio. Ecco per quale motivo io dico che evidentemente c'è qualche mente fine che manovra dietro le quinte, per cui altrimenti non si spiegherebbe tutta questa No, pubblicità. c'è l'uomo che dimentica troppo facilmente, che si fa scivolare addosso le cose come acqua sui vetri e ha dimenticato quello che abbiamo subito noi, lo ha tanto dimenticato che non abbiamo remore ad applicare disumanità su quelli che arrivano da noi. Poi sono il primo ad essere d'accordo che l'Italia non ha né le condizioni economiche né le condizioni occupazionali per raccogliere tutti. Primo a essere d'accordo, ma sono il primo anche a dire che non dobbiamo dimenticarci da dove veniamo, dai sacrifici dei nostri antenati. Allora io, se voi consentite, tenderei a tirare le conclusioni di questo meraviglioso incontro, e se non ci sono altri interventi,
Se c'è qualche altro intervento, lasciamo la parola all'intervento, altrimenti concluderei ringraziando innanzitutto Mimmo Cangemi, che è stato disponibilissimo e ci ha dato una lezione di storia, oltre No, che eh no, non è sì. così. Poi ringrazio Gianluca Albanese, ringrazio il nostro, come si chiama, uomo di internet, Franco Martino. E ringrazio l'associazione tutta quanta, Amici del Libro e della Biblioteca, che con l'impegno di tutti riesce a farci vivere questi magnifici momenti. Grazie a voi a tutti. Oh, grazie a te. Sottolineo invece che questo è il penultimo incontro del Maggio dei Libri che l'associazione, diciamo, conduce. L'ultimo sarà sabato prossimo, 29 maggio alla stessa ora, e faremo un viaggio stavolta in viaggio con la zia. Questo testo che è stato scritto da una famosissima giornalista calabrese, Adele Cambria, che colse l'occasione di prendere sotto braccio le nipoti e portarle in viaggio lungo la costa dello Ionio, quindi passando per Locri, passando per Gerace, praticamente tutta la Magna Grecia, a ricordo che qualcosa di importante è successo su questa terra. Ricordiamolo bene. Quindi ringrazio tutti, ringrazio anche chi ci ha seguito, che ha avuto il piacere di seguirci, e vi do l'appuntamento a sabato prossimo, 29 marzo, maggio, alla stessa ora. Grazie a tutti. Arrivederci, grazie a voi, ciao.